Leo Felice Pedroni nasce nel 1858 nella piccola frazione di Trignano, a 5 chilometri di curve da Fanano, nella località Le Tegge. Felix Pedro torna in Alaska, perché è stato selezionato nella premiere del Film Festival di Anchorage, che si tiene dal 6 al 15 di dicembre, quindi adesso, e io volerò là perché mi hanno invitato, questa è una cosa abbastanza incredibile, e mi hanno invitato per andare, quindi andrò dall'8 al volo, comunque la proiezione è il giorno 10. È la prima volta che viene proiettato il film in Alaska, in effetti, perché prima io sono stato in Alaska solo per le riprese a settembre dell'anno scorso, le riprese conclusive. Questa qui è una storia che era già in cantiere, che io l'avevo già sentita da questo mio amico Giorgio Comaschi almeno 6 anni fa. L'idea di fare un film, o perlomeno un documentario su questa storia, anche questa mi è venuta tanto tempo fa, poi dopo il tempo bisogna, per fare i documentari bisogna mettere insieme i soldi per riuscire a girare, tra cui quello di andare in Alaska a fare questo giro che ho voluto fare ripercorrendo la strada che ha fatto Felix Pedro quando partì nel lontano 1902. E quindi è un progetto che ci ho lavorato per tanto tempo, a singhiozzo naturalmente, ma nell'ultimo anno sono riuscito a chiudere il budget e quindi a terminarlo e a presentarlo quest'estate anche in Piazza Maggiore, che è stata una bella soddisfazione. Tempo del girato, che ve l'ho girato con la squadra della Wide Lab, che è un gruppo, Fabrizio Pizzullo, Valentina Marchese, sono i due protagonisti di questo gruppo, e l'abbiamo girato a settembre, perlomeno in due parti, la prima parte a luglio, per la parte dove c'è, dovete sapere che c'è una festa dedicata in qualche maniera a Felix Pedro, che là è una personalità, insomma, prima di Felix Pedro in Alaska, l'Alaska era solo territorio, non era città, lui si deve alla costruzione della prima città in Alaska, che è Fairbanks, e appunto a Fairbanks si tiene questa parade, la chiamano, proprio il giorno che lui trovò l'oro, il 22 luglio, e quindi noi volevamo essere presenti a questa cosa e siamo andati la prima volta a fare le riprese quella settimana. Poi invece quel viaggio che ti ho detto, cioè ripercorrere tutta la strada che ha fatto Felice Pedrone, che poi diventa Felix Pedro, dal nord, quindi da Anchorage fino ad arrivare a Fairbanks, al nord dell'Alaska e anche più su, fino a Circle City, l'abbiamo girato con un camper, appunto, diceva, con la squadra di Wild Lab, nel mese di settembre. Ed è stata un'avventura anche quella. Infatti il mio film è un po' la storia di allora, con le immagini di repertorio, e l'Alaska un po' di adesso. È un film, secondo me, da vedere. E sono molto contento che l'abbiano preso per l'appunto in premiere all'Anchorage Film Festival.